Io ti chiedo una cosa che ti riguarda tanto da vicino. Tu sei ormai colui che nel mondo, a detta di tutti, porta la tradizione dell'Enneagramma nel mondo, che è questo studio di personalità che tutti noi della tua scuola utilizziamo con un sostegno enorme all'arte della terapia e un sostegno enorme anche al nostro continuare a guarire noi stessi, perché in questa scuola di cui tu sei maestro noi siamo per primo pazienti, per primo noi lavoriamo su noi stessi, che per noi è una cosa fondamentale, come tutti gli allievi della scuola prendono assolutamente questo tipo di direzione. Di qualcosa sull'Enneagramma che tu rappresenti, come l'incontro con l'Enneagramma, il senso che ha avuto per te questa mappa di personalità. L'idea dell'Enneagramma è la stessa vecchia idea della purificazione dei peccati. Nella presentazione che faceva Chazzo non si parlava di peccati ma di passioni e di fissazioni. La parola fissazione è vicina a klesha in sanscrito, impedimenti. È interessante la grande differenza nella tradizione cristiana dei secoli di conoscenza, ma una dottrina morta era diventata la dottrina dei peccati capitali, dei vizi capitali, una dottrina che non arricchiva le persone. È un'informazione non tanto differente, non tanto diversa, ha interessato il mondo enormemente, ha svegliato le persone. Perché quando il tema è lo stesso, l'ira, l'orgoglio, la gola, due di più, ma sì, si stabilisce una differenza entre vanità e orgoglio. Alcune differenze di interpretazione, non è la pigrizia, non è propriamente pigrizia, ma come la cilia originale, piuttosto un'inerzia psicologica, perché è un contesto differente, l'idea di che ognuno di noi ha un nemico interiore, una sorta di parassito mentale che si nutre di noi, l'orgoglio, la lussuria o qualsiasi passione, uno sguardo diverso, un contesto diverso. Non era tanto nel gruppo di Chasso. Credo che è caduto nelle mie mani con la formazione terapeutica. E io mi chiedo quanto sapeva Chasso in scegliere a me come la persona a cui ha traspassato questo, perché mi ha detto, sono stato preparato per passare questo in America e io ti sceglio a te, tu sei la persona indicata e questo sarà di molta influenza perché oggi il mondo è stato preparato per la psicologia. Molte volte si dice oggi, secondo l'enneagramma questo o quello, secondo l'enneagramma l'ego si sviluppa quando si ha 7 anni, secondo l'enneagramma uno è una persona che all'inizio della vita ha alcuni bisogni come una seme che ha bisogno di acqua o di una buona terra per metafore o osservazione sulla crescita, sulla neurosi, sulla forma della sofferenza, è una sintesi della mia formazione terapeutica che è traspassata a proposito dell'esplicazione di questo grafico.
Dunque, è nuovo, non è nuovo, è una riformulazione di qualcosa che è abbastanza conosciuta, ma si è inserito la cultura sul caratteriale anche, non solo nel dogma cristiano, non era molto attiva, non era molto viva la dottrina dei peccati, ma anche nella psichiatria, con la formulazione delle SM4 o 5 oggi. L'asse di personalità. Sì, l'aspetto di personalità della sinopsis della società medica nordamericana che ha formulato questo. È molto noiosa, molto poco ispiratrice. Condotti, comportamenti senza lo sguardo interno. Dicono i psicoanalisti che manca la dimensione interiore, sì. È vero, ma la dimensione interiore, come la vedono i psicoanalisti, è troppo complicata, ma l'anagramma va al centro della motivazione al centro cognitivo, anche in forma molto precisa, illuminante. Dunque, credo che ha presentato una grande sintesi Chasson. Diceva lui originalmente che questa è una tradizione molto antica, Babilonia possibilmente, le nove forme di personalità erano una cosa priore, aveva priorità alla formazione di San Gregorio dei sette vizi. Sembra vero. La Divina Commedia di Dante si mette in rapporto una visione di nove, anche che corrisponde al mondo ptolemeico, dei pianeti, alcuni cerchi supplementari, il cielo vuoto, le stelle, crea una tipologia di nove anche Dante. Da dove viene questo? Non lo so, ma Chasson diceva che era una tradizione molto antica, anche Gurdjieff parlava di una tradizione molto antica. Nella tua esperienza terapeutica, come terapeuta, l'uso di questo strumento quanto lo hai trovato importante? Quando nell'alchimia di una terapia ben costruita, quanto, che valore dai? Uno che conosce l'enneagramma e fa Gestalt già non sa quando usa l'enneagramma. Uno che fa analisi o fa bioenergetica, aiuta tanto la percezione. Che è una osservazione universale nel mondo della terapia. Le persone che imparano l'enneagramma non possono non usarlo. È vero, sì. Tutte le volte che io lavoro adesso con amici, nel team, con gruppi di persone, non solo nel SAT, ma con altre persone che conoscono l'enneagramma, alla fin fine è impossibile non utilizzare questo strumento per aiutarsi a capire come calibrare l'intervento terapeutico, come direzionare l'intervento. E quando si conosce bene, sì, 27 caratteri, tre varietà di ognuno, sì, dei nove, è molto più preciso. Non c'è un momento di sentire adesso ho capito tutto. Uno che entra in un processo di apprendimento, si dice? Apprendimento. E sempre va in più. Sì, non ha fine. Si guarda un film e si vede i caratteri dei personaggi. Sì. Si può apprezzare un buon romanzo, come l'autore ha osservato cose vere
dinamiche, dei caratteri.